Forse non l'hai notato, ma in questa storia si sta producendo energia eolica. Con Plenitude le rinnovabili fanno parte della vita di tutti i giorni. Scegli anche tu il cambiamento. Da Zone God Game, benvenuti, 16ª puntata, ci avviciniamo a grandi passi alla settimana della Coppa Italia in programma da mercoledì prossimo sul parquet di Torino, ma come sempre in questa puntata ripercorreremo quanto è successo lo scorso weekend per poi concentrarci proprio sulle Final Eight con il nostro ospite principale che sarà Carlton Myers, ambassador di LBA proprio per la grande kermesse che si disputerà la prossima settimana a Torino. Poi avremo anche una finestra dedicata al basket femminile perché, come sapete, seguiremo su DAZN la prossima settimana non soltanto la Final Eight di Coppa Italia maschile, ma anche la Final Four di Coppa Italia femminile. Quest'oggi ci concentreremo su una delle semifinali, quella fra Schio e Ragusa. Prima però, come sempre, partiamo andando a rivivere quanto è successo nel weekend di campionato e cominciamo dalla sfida più di alta classifica, quella più attesa, quella che sabato sera ha messo di fronte Napoli e Brescia, e la Germania ancora ha mandato un altro messaggio importante al campionato, dominando la sfida contro la generazione vincente, una Gevi mai in partita, una Gevi tradita da alcuni dei suoi giocatori più importanti, Jacob Pullen limitato a soli 6 punti, Tomislav Zubčić 0 su 6 dalla lunga distanza. Brescia ha preso il comando fin dall'inizio e non lo ha più mollato sul parquet di Napoli. Napoli ha subito 100 punti per la seconda gara consecutiva e non è mai riuscita a imporre il suo ritmo, quello che nelle giornate migliori dà la possibilità alla Gevi di essere una squadra molto efficace a livello offensivo. Brescia ha il miglior attacco del campionato e la seconda migliore difesa, tanto per confermare quanto veramente la Germania abbia pochi punti deboli quest'anno. Roster costruito, Brescia è una squadra che non fa le coppe, con tanta profondità, tanta qualità e anche tanta fisicità. 5 giocatori in doppia cifra per la Germania, Massenburg trascinatore con 23 punti e 32 di valutazione, ennesima dimostrazione di profondità e di qualità di questo roster, peraltro privo in questa circostanza di Amedeo Della Valle, fuori per un acciacco fisico, ma anche senza di lui la squadra ha fatto molto bene David Cuono, poi premiato peraltro nelle ore successive a questa partita con un rinnovo contrattuale. Cuono ha sostituito alla grande il giocatore assente e quindi Brescia vola, continua a volare, rimane capolista, peraltro in un match che è anticipo di un quarto di finale che vedremo proprio a Torino, perché la sfida fra Brescia e Napoli sarà uno dei 4 quarti in programma la prossima settimana sul parquet piemontese. Voltiamo pagina, andiamo a vedere quanto è successo invece nel posticipo, quello disputato ieri sera, quello fra la Virtus Bologna e la Nutribullet Treviso. Anche qui c'è stata poca storia, perché la Virtus, nonostante i tanti sforzi di queste ultime settimane, si è presentata in campo con tanta concentrazione, molto allacciata, molto concentrata sul match contro Treviso, che lo scorso anno, ricorderete, in casa aveva inflitto a Bologna una sconfitta pesante, quella che di fatto era costata alla Virtus il primo posto in classifica, e in quella vittoria Treviso si era conquistata la salvezza. Ieri sera invece musica completamente diversa, grande impatto sulla gara di Bologna e Treviso in partita per un quarto e mezzo, poi con l'accelerata che la Virtus ha dato al match nella seconda parte del secondo quarto, la gara di fatto è finita con grande anticipo. Ottimo l'impatto di Jordan Miki in una serata in cui per turnover coach Banchi ha rinunciato a Ognjen Dobrić e anche a Brian Dunston. Miki dalla panchina è entrato al posto di Zizic e ha fatto subito la differenza, molto bene anche Bruno Mascolo, vicino addirittura alla tripla doppia, in un match in cui chiaramente tanti hanno potuto poi migliorare le statistiche individuali nella seconda parte, quando la partita non è più stata competitiva, visto l'ampio vantaggio della Virtus che si conferma squadra capace di non mollare nessun appuntamento, ripeto, anche in un momento in cui gli impegni importanti sono tanti. Ricorderete la grande vittoria di cui parleremo poi nello spazio dedicato all'Eurolega con il Partizan di qualche giorno fa. La prossima settimana c'è la Coppa Italia, ma la Virtus non molla nulla e anche ieri sera grande concentrazione, molto sul pezzo nel superare agevolmente una Treviso, per cui le gare da vincere chiaramente sono altre. Vittoria della Virtus che peraltro permette a Bologna di rimanere sola al secondo posto della classifica, vista la sconfitta nell'anticipo di sabato di Venezia contro Reggio Emilia. Ha vinto Milano, che ha vendicato la sconfitta dell'andata, la ricorderete, al Forum contro Pistoia. Questa volta si è giocato in terra toscana e le A7 ha avuto la meglio, tornando un po' a respirare dopo una settimana con sconfitte piuttosto pesanti in Eurolega. I due KO che sicuramente hanno lasciato il segno contro Panathinaikos e contro Efes, ma Milano batte Pistoia. Vediamo anche qui le immagini del match disputato in terra toscana. Milano in campionato sta andando forte, 8 vittorie nelle ultime 9 gare giocate, comprese 5 consecutive.
i problemi riguardano invece il rendimento, l'andamento in Eurolega, con la squadra ormai a rischio veramente di rimanere fuori dal play-in. Ci sarà, poi ne parleremo in settimana, la gara con il Real Madrid, che potrebbe rappresentare già una sorta di ultima spiaggia per rimanere aggrappata Milano al treno, che potrebbe portare alle prime 10 posizioni. Questa è una partita in cui Milano è stata quasi sempre avanti, Pistoia più volte si è rifatta sotto, a decidere alla fine è stato ancora una volta un grande Siavon Shields, con un paio di giocate individuali che nel quarto quarto hanno definitivamente spento la resistenza della squadra toscana. Bene anche Pippo Ricci, qua lo vediamo con alcune triple importanti, qualche buon segnale lo hanno mandato anche Johannes Voigtmann e Maodolo. Ancora da sottolineare come l'Olimpia abbia avuto difficoltà nel terzo quarto, che è stato il tallone d'Achille della gara persa con l'FS in Eurolega, e anche domenica con Pistoia 23-16 nel terzo quarto. Infatti l'Estra si è riavvicinata, poi Milano nel quarto periodo, appunto con le giocate soprattutto individuali di Shields, ha di nuovo piazzato un break definitivo. Però insomma, una Milano che in campionato viaggia a vele spiegate, terza posizione in compartecipazione con Venezia. L'Eurolega rimane un tasto dolente, ma di questo ne parleremo nella parte finale di questa puntata di DAZN Goal Game. Come sempre, gara molto importante quella che ha messo di fronte Scafati e Pesaro, perché continua la crisi in terra marchigiana, settima sconfitta consecutiva per la Carpegna. Purtroppo per ora la Cura Sacchetti non ha avuto buoni risultati, quarta sconfitta con in panchina l'ex CT Azzurro. Pesaro è stata avanti quasi tutto il match, in questo caso al Palamangalo, ma si è fatta sorpassare nella parte finale della partita da una Scafati che vince la seconda gara consecutiva punto a punto dopo quella con Treviso della settimana scorsa. E Scafati chiude la settimana più complicata della sua stagione dopo il ritiro improvviso di David Logan, subito sostituito da Blakes, segnale che la proprietà insomma ci tiene a continuare una stagione di per sé positiva, con Scafati ancora ampiamente in corsa per i playoff. Ancora decisivo un ritrovato Alessandro Gentile, che ricorderete la settimana scorsa aveva vinto allo scadere con il suo tapin la partita contro Treviso, e anche domenica contro Pesaro ha fatto la differenza. Sembra davvero ritrovato Gentile, per lui 22 punti, 9 su 16 da 2 in 24 minuti, è stato top scorer e ha trascinato Scafati alla vittoria. Match significativo perché si affrontavano due squadre che viaggiano in direzioni diametralmente opposte. Scafati sta andando forte e i finali punto a punto sembra sempre riuscire a portarli a casa, grazie soprattutto all'esperienza di Alessandro Gentile. Pesaro invece continua a fare fatica, atmosfera piuttosto turbolenta anche per quanto riguarda proprio il rapporto in questo momento fra la piazza, i tifosi e una squadra che rischia di rimanere lì ed è in piena lotta per non retrocedere. Queste alcune delle gare principali nel weekend, chiaramente poi sono successe tante altre cose, ma poi il clou sarà la prossima settimana, quando ci concentreremo sulla Coppa Italia da mercoledì in diretta su DAZN. Ne parliamo con un grande ospite, testimonial ambassador di LBA per la Coppa Italia, Carlton Myers. Vediamo la clip e poi torniamo con Myers e con Pierpardo. Oh yeah, the beast back, adrenaline pumping through my veins, can't relax, original, I am not the same as these cats, I sting them if they never ever mind and they beeswax, they collecting every debt, I owe the hardest, I bring the pain, not what she used to, it's all part of the game, yeah, I just gotta go home, woo. Ubi Maior. Siamo reduci da un pranzo, forse troppo, mangiavo troppo. No, io ho fatto fatica a finirlo. Sì, anche io. L'antipasto, la pallina era così. Buono, era buono. 2 centimetri. A Roma, la voglio pranzini, dici, va bene, adesso è buono, possiamo. Adesso cominciamo. Possiamo anche in Romagna. Sì, ovviamente, terra meravigliosa. Allora. Senti, Final Eight, allora tu sei testimonial, Lega Basket, LBA, ma che evento sarà? Abbiamo tanti eventi collaterali, non soltanto le partite, ma si resterà fino a mezzanotte al palazzetto, insomma tante cose che attireranno i tifosi a Torino. Assolutamente, già il contesto secondo me di fatto delle persone, del pubblico che seguiranno queste partite è già di per sé un evento, uno spettacolo. Poi all'interno appunto dell'evento abbiamo altre come dire, distrazioni, altri eventi, no, organizzati, quindi sicuramente sarà un appuntamento da non perdere. Io non posso non guardarle mai, penso a quanti punti c'è. Ah,
È incredibile, vedi, le mie non dicono niente, le tue. I suoi polpastrelli, no, le mie dicono poche, poi i polpastrelli, quei polpastrelli lì. Quelli lì, quante ne hanno viste? Ne hanno viste tantissime, Pier, ne hanno viste tantissime, hanno anche subito abbastanza diverse contusioni. Ma devo dire che non stai male, considerato insomma la carriera, gli tanti anni. Considerato tra l'altro io ho fatto anni di conservatorio, quindi avevo le mani da pianista, anche se suonavo il flauto, però le mani da pianista, quindi mani delicate, nonostante questo sono riuscite a resistere. Possiamo dire che il flauto e quindi la musica ha aiutato la tua dinamica, la tua meccanica di tiro? Ma in realtà il maestro ha detto che non c'entravano niente. Immaginavo, ma infatti mi sembrava una teoria abbastanza così buttata là, però è bello pensare, no? Esatto. È bello pensare. Fare poesia su questa poi invece. Anche voi delle cronisti, certo. Come sai, per esempio, Ibra, le arti marziali, che hanno migliorato la sua notabilità. Nel suo caso, il conservatorio niente. Senti, favorite, Bologna-Milano quest'anno, però abbiamo una final eight un po' diversa, perché abbiamo davanti squadre che non si aspettava all'inizio. Abbiamo Venezia numero uno, abbiamo Brescia che adesso è capolista, quindi cosa ti aspetti in campo? Mi aspetto grande equilibrio, e una Milano e una Virtus e una Bologna che... Sulla carta in effetti sono date favorite, ma appunto vedendo un po' il campionato questo assolutamente non è vero. Anche perché poi ricordiamoci che è un'opportunità per quelle squadre, dicevamo prima, che hanno l'opportunità di vincere un evento importante, la Coppa Italia, rispetto a un campionato che poi è un po' più difficile. Più difficile perché chiaramente la partita secca, lo dimostra l'anno scorso, fa tutta la differenza del mondo, no? Bravissimo. Anche se onestamente Brescia in questo momento io... per come continua a vincere, per l'autorità che ha mostrato anche a Napoli l'altro giorno. Cioè questa è la squadra che di prove di maturità, ogni settimana fa una prova di maturità. Sì, tra l'altro l'anno scorso appunto, come sottolineava, ha vinto e poi da lì il campionato non è andato benissimo. No? Oggi invece arriva sicura di sé e quindi il fatto che eventualmente possa anche vincere una Coppa Italia può veramente darle la possibilità di fare... Ai tuoi tempi si giocava meno di adesso, l'Eurolega era completamente diversa, ma secondo te delle difficoltà di Milano e Bologna di questa stagione in campionato quanto si deve alla stanchezza per l'impegno di Eurolega e quanto sono le altre che veramente si sono avvicinate al livello delle due che fanno l'Eurolega? Allora, secondo me Milano e Bologna negli ultimi anni hanno costretto, grazie a Dio, di alzare l'asticella, no? E quindi sicuramente le altre sono migliorate. E le stesse Milano e Bologna, facendo l'Eurolega, ovviamente si stancano un po'. È anche vero però che hanno un roster che le consente appunto di giocare tre volte la settimana, e quindi in teoria una rotazione importante. Detto questo, evidentemente la stanchezza ogni tanto la fa da padrone. Però alcune sconfitte, penso quella all'inizio della stagione, per esempio di Milano a Napoli, la partita alle 12:30 con Milano che ha giocato il venerdì sera a Istanbul, oppure penso alla sconfitta della Virtus al Palabigi contro Reggio Emilia dopo un'impresa. Cioè è chiaro che quello pesa tanto. Senti, rispetto al 98, quando tu hai vinto la Coppa Italia, è cambiato il format. Lì c'era una Final Four, voi avete battuto la Virtus e poi Treviso in finale. Ti piace questo format a 8? Sì, perché innanzitutto dura di più, no? È più coinvolgente, più avvincente, dà la possibilità a più squadre di poter partecipare ed eventualmente vincere la Coppa Italia. Anni addietro addirittura c'erano le squadre di A2, tant'è che lo vinse l'Axo Verona con Alberto Bucci, che ricordiamo. No? Quindi era una formula ancora diversa, ma a me piace questa formula. No, tu hai vinto a Casalecchio quella Final Four, quindi in casa Virtus sostanzialmente, anche se chiaramente era campo neutro perché era la Coppa Italia. Come cos'è che ricordo hai di quell'evento? Intanto perché era casa Virtus? No, che ricordo? Ho un ricordo bello, perché l'ho detto diverse volte, è stata la prima manifestazione importante, il primo titolo, se vogliamo così chiamarlo, importante che vinsi, tolto la medaglia d'argento e i giochi del Mediterraneo. E fu un episodio particolare dove David Rivers venne in aiuto. Io marcavo Harry Williams, che insomma più un giocatorino. Sì, insomma, niente male. E costrinsi Williams a fare la virata, e arrivò David da dietro e gli scippò la palla, andò in contropiede. Tornando indietro mi disse: "Cato, non ti preoccupare, non sei più da solo." Meraviglioso.
Assolutamente. Senti, parliamo un attimo di Fortitudo, perché insomma c'è stata la sconfitta all'Overtime contro Verona, però la stagione è veramente molto così. Poi voglio dire anche una cosa dopo, ricordiamolo, su una cosa bella che sì, è successa lo diciamo a Verona. E, ci sono presupposti importanti quest'anno? Ci sono presupposti importanti che la Fortitudo possa fare bene. La società è una società seria, a quanto pare solida, adesso non la conosco, quindi non voglio entrare bene nel dettaglio della società. Conosco l'allenatore, che è sicuramente un allenatore che ti sta addosso, io l'ho avuto, che ti sta addosso, ti mette pressione, e ti fa anche divertire, almeno così è stato per me. E quindi sono delle buone possibilità, adesso al di là dello scivolone, sono delle buone possibilità che possa far bene. Se poi aggiungiamo a un pubblico e un seguito che credo clamoroso. Che quindi, Basket City non si batte. Beh, il derby lo rivogliamo, no, assolutamente lo rivogliamo in Serie A, una bellezza assolutamente. Senti, invece a proposito di tua ex squadra, Pesaro, stai vivendo un po' la situazione attuale? Allora, Pesaro sì, la sto seguendo ovviamente da lontano, aveva avuto difficoltà nel campionato di Serie A anni fa, no? Poi negli ultimi 2-3 anni aveva fatto bene, adesso purtroppo sta vivendo un periodo negativo, mi auguro che ne possa uscire quanto prima. Senti, invece Roma, a proposito di ricordi molto belli, insomma, ci sono adesso, c'è questa Virtus che torna a giocare per un giorno al Paradiziano, quanto manca secondo te, tu che hai vissuto comunque quel tipo di esperienze? Manca tantissimo, perché possiamo anche tornare indietro di 30 anni, negli anni 80, no? Il Banco di Roma, insomma, il seguito c'era, certo. pur avendo Roma due squadre importanti come Roma, appunto Lazio, il basket non può certo. mancare, non può assolutamente mancare. Adesso è un po' che non sento l'ingegner Toti, col quale ho un ottimo rapporto, speriamo che qualcuno si faccia avanti o che prenda la situazione. La Luis è ovviamente una realtà bellissima, però è chiaro che c'è voglia e bisogno, insomma, di una società che possa... Hanno anche riaperto il palazzetto. Anche perché io credo che la crescita del basket metropolitano, delle città metropolitane, sia importantissima. Insomma, quello che sta succedendo, per esempio, a Napoli non è secondario, perché Napoli si sta insegnando sempre di più come una realtà. Ovviamente Milano, ovviamente Bologna, anche Torino, da questo punto di vista, potrebbe tornare. Insomma, secondo me, se si riesce a trovare il giusto mix fra delle realtà storiche del basket, ecco, è impossibile con Carton non pensare appunto al discorso di Pesaro, assieme alle grandi città metropolitane, e il mix può diventare ancora più bello, ancora più stimolante. Sono d'accordo. Questo non c'è dubbio. Peraltro non è una grande città storica, ma anche Rimini sta facendo comunque piuttosto bene in A2. È tornata da qualche anno a giocarsi nella seconda serie, un'altra delle tue ex squadre. Insomma, sì, è tornata... Ricordo la Mar. La Mar, la mitica Mar. Sì. No, è tornata a grandi livelli, sì. No, per quello che può sì. fare Rimini al momento, con grande entusiasmo di pubblico, e questo... la dice lunga, perché poi Rimini è una città turistica, certo, no? Se vogliamo, certo. Anche se ha una tradizione di pallacanestro, quindi sta facendo bene, ha iniziato male, adesso è arrivato Sandro dell'Agnello, che ogni tanto vedo al bar, e però al bar. Posto sagro, il posto alla più mattina, importante, posto più importante mattina. Della città, è l'unica, è una sì, delle dai, poche certezze vero. Che abbiamo, che scherzi. E quindi dai, stanno facendo bene. Sì, no dai. Comunque una piazza, non è chiaramente una metropoli, però una piazza che per il basket ha significato comunque tanto, quindi Rimini. Senti, parliamo anche di nazionale, visto che tu sei stato uno degli ultimi a vincere qualcosa di veramente importante con la nazionale. Come vedi l'attuale corso di Pozzecco? Che prospettiva abbiamo, secondo te, anche al preolimpico? Allora, è un traguardo, un obiettivo, in questo caso anche un risultato, direi, perché a volte confondiamo gli obiettivi con i risultati, adesso non entro nel dettaglio. È importante, non facile, però credo che la squadra sia una squadra relativamente giovane, se non giovane, con entusiasmo, che riesce appunto a trasmettere Gianmarco, e quindi possibilità ce ne sono. Non sarà facile, però la squadra c'è. Tra l'altro tu e Gianmarco siete due dei personaggi che sono andati un po' oltre il basket, no? Lui per un motivo, io per un altro. Certo, sì. Cioè, no, però voglio dire, questo fatto di essere personaggi è qualcosa che aiuta, no? È un elemento positivo, credo, no? È un elemento positivo che nel bene e nel male al basket... È carattere. Al basket serve. Certo. Oggi mancano un po' quei giocatori, no? Dicevo prima, la Teodosic, che sono un po' particolari, per usare un eufemismo, però... Teodosic ti piace.
No, certo. A proposito di polpastrelli, di pianisti, no? Di giocatori con le mani. Maestro. Quegli assist. A volte, carattere, personalità. Sembra che questo carattere, questa personalità, queste così, capacità che vanno anche fuori dall'aspetto tecnico, non siano sempre molto gradite. Sì. A volte è meglio il basso profilo. Ho capito, ma col basso profilo fai fatica. Ma ragazzi, io non ho mai giocato a basket, ma è un tipo di... mi ci rivedo dal punto di vista caratteriale, perché poi insomma ogni tanto bisogna stare un po' schisci, come dicono a Milano. Va bene, e facciamo... vogliamo anche la grafica prima, che abbiamo gli appuntamenti e il tabellone. La grafica, quindi capito, siamo cose in grande. Allora... Appuntamenti, allora, tabellone, ricordiamo anche proprio le sfide che saranno Milano-Trento, che si gioca alle 18 mercoledì, Venezia-Pistoia 20:45 mercoledì, Virtus-Bologna-Reggio Emilia giovedì alle 18, Germania-Brescia, Generazione Vincente Napoli giovedì 20:45. Qual è la più intrigante delle 4? Io ce l'ho già, la più intrigante delle 4. Secondo te, Carton? Secondo me Brescia-Napoli. Esatto, abbiamo appena visto. Abbiamo appena visto con la bella vittoria di Brescia, però insomma lì potrebbero essere... cose molto, molto diverse. Molto diverse, sabato le semifinali, prima alle 18 quella diciamo della parte alta del tabellone, poi la sera quella della parte bassa, e la finale è domenica alle 18, e fra l'altro sarà preceduta, poi avremo un bello spazio sulla Final Four femminile dalla finale della Final Four femminile, invece giocheranno le semifinali venerdì. Bene, a questo punto abbiamo la domanda che ci introduce a Plenitude, che facciamo tutti i nostri ospiti. Cosa avresti fatto se non avessi giocato a basket? Avrei già fatto il... mi stai inquadrando, cioè proprio il flauto, avrei suonato il flauto, conservatore di musica. Con queste mani, possiamo vederle queste mani? Quanti punti in Serie A queste mani? 87. In una partita. Lì sei primo assoluto. Me l'hai detto l'altro giorno, 11.300. Approcciato, l'ho scritto, adesso non morirò. Erano sicuramente 11.000 e qualcosa. Adesso però, ragazzi, 87 in una partita. 87 in una partita. Quello. No, pensavo Contro Udine. Sì, te la ricordi? Quella mattina te li svegliavo e avevi detto oggi ne faccio 87. No, assolutamente. Anzi, tra il primo e il secondo. No, prima della partita mi ero anche un po' così contrariato con il custode, perché la palla con quale ci allenavamo non era la stessa. Dico, ma alla fine del primo tempo ma la vogliamo cambiare? Ma fai scherzi, dai, davvero? Adesso in NBA li fanno tante, però le difese in NBA sono un pochino più allegre. Un tiratore simile, mi racconti un po' così, i suoni, le percezioni, il ferro, il pallone, perché ogni palazzo è diverso, no? I punti di riferimento sono diversi, ogni mattonella è diversa, o no? Guarda, no, l'unica cosa che a me così turbava, anzi dava proprio fastidio, era il freddo. Preferito era quello con dei canestri morbidissimi, che la palla entrava sempre e comunque. E adesso mi sfugge, adesso non mi ricordo, però mi ricordo che c'era questo palazzetto e dice, anche tu avresti fatto 80 punti. No, non esageriamo, magari 37, una cosetta così. Va bene, momento Plenitude, vai. Cambio di luci. Allora, momento Plenitude, ti facciamo 4 domande come tutti i nostri ospiti, tutte a tema cambiamento. Per ogni domanda hai 24 secondi a disposizione per rispondere come in possesso, ok? Speriamo bene. Poi c'è il buzzer. Se rispondi in tempo, lui suona lo stesso. Vabbè. Prima domanda che riguarda la tua carriera: c'è una partita, un canestro, un momento della tua carriera che vorresti rivivere e un altro che vorresti cambiare? Allora, il canestro che ho fatto in faccia a Danilovic dall'angolo. E il canestro che ho subito da Danilovic nella gara della finale, scusate. Il tiro da 4? Okay. Quello che hai fatto. C'è ancora 10 secondi. Quello che hai fatto sempre quella. Sempre alla finale? No, era un'altra partita. Infatti, volevo capire che partita. Bene. Vita! Da protagonista in campo a presentatore di un programma TV, ti sei divertito di più con un pallone da basket fra le mani? O leader in campo. Le sconfitte. Questa è la verità. Mi viene in mente la frase di Michael Jordan. Poi il basket è realmente molto questo. Hai detto vero leader, perché se dicevi leader era un'altra cosa, ma vero leader, le sconfitte. Vero leader. Quelli sono bastati 0.5, se l'ha rimessa quando devi tirare subito. Perché ma la bellezza di questo gioco è questa. La velocità. No? La,
la velocità, la percentuale. Vabbè. Va bene, domanda plenitude, quella più complicata, attenzione. Nella tua lunga carriera hai vinto o ottenuto premi dopo esserti posto obiettivi precisi. Invece, qual è la percentuale di aziende che hanno messo obiettivi di sostenibilità nelle loro strategie? Ti do tre opzioni. 63%, 74%, 85%. Che sono un po' le due percentuali. 63%. Fai quello della risposta sbagliata? Vabbè. No, 74%. C'era una maledizione. Maledizione. Questo può andare. Alla dinamite dei piedi non c'entra niente, però. 74%. Che è stata anche la tua percentuale da tre punti in carriera, lo sappiamo, no? Ma vabbè, credo però. 75, se deve essere proprio. 74,9, scusa, arrotondiamo. Vai, liberi per il sopra, immagino. Ai liberi sarei stato. Beh, io non capisco come adesso i lunghi tanto, ma i piccoli non possono avere meno dell'80%. Okay, giusto. Cioè, improponibile. Io ti dico, da tutte le volte che qui vedo una partita punto a punto e vedo tutta la gente dietro che fa così le bandiere, cioè io ho una tachicardia, una fibrillazione, ma io soffro per loro, cioè non è un fatto. È un po' come i rigori, credo, Sì, con la differenza che chiaramente qui non hai un oggetto che si muove. Lì sei tutto completamente da solo. Sei completamente da solo, cioè è una roba. Ma quanto è mentale, quanto è tecnico il tiro libero? È più mentale che tecnico, no? Però uno che è capace di tirare i liberi, non è detto poi che è sicuro. Però se sei un giocatore di un certo livello, non dovresti sentire la pressione. Beh, io penso, per esempio, Veseli, no? Che ha fatto forse il giocatore più migliorato di quelli del gruppo dell'Eurolega, il giocatore maggiormente migliorato sui tiri liberi. Si può migliorare, secondo te? Cioè, l'aspetto della meccanica è... L'aspetto della meccanica è importante, però secondo me è il tempismo. Ci sono giocatori che stanno troppo tempo a pensare, mentre stanno per tirare il tiro libero, al tiro libero stesso. È un movimento che deve essere fatto, secondo me, nel minor tempo possibile. Perché più stai lì a pensare, e più ovviamente, più soprattutto sbagli, nei momenti, no? È più facile. Tu dici, ormai è talmente ritmico, ovviamente, a certi livelli, no? Sì, tu non devi pensare, è difficile, ma non devi stare a pensare che è un tiro libero fondamentale per la sconfitta. No, cosa che spesso è, fra l'altro. È un tiro libero. Ma non è facile non pensare. È come mettersi la scarpa, come allacciare una scarpa. Esatto. Deve diventare così. Fra l'altro, adesso poi con le pause che ci sono, con gli star replay, ci sono delle volte, ti danno un tiro libero e lo tiri dopo 3 minuti. Sì, quindi, lì, veramente. Hai tutto il tempo per pensarci. No, poi in NBA, non so se le mai. Sì. Sì, cioè, prima di tirare passa uno dice che sbaglia il tiro libero per forza. Che vogliamo fare? Lo vogliamo tirare sì o no? Dovrò fare i 5 secondi pure sul tiro libero, sarebbe un'ottima cosa. Va bene, perfetto, grazie Carton. Ci vediamo a Torino. Quando arrivi? 12, il 12. Il 12 è domenica. Lunedì. Se la prendi molto comoda, va bene. Sì. Ci andiamo settimana. A fare un paio di cene, va bene? Di assolutamente. Però recuperiamo. Roba seria. Va bene, grazie Carton. Grazie, lanciamo la clip che ci introduce. Carboidrato, non te temo. Basket femminile, clip. Parliamo anche di basket femminile oggi, abbiamo visto la clip, finalmente. Perché una delle semifinali della Coppa Italia sarà Schio-Ragù. Voglio dire che è stata una mia idea, Gandini si è opposto lungamente, ma sì, vinci sempre tu. Grazie al parere favorevole dell'altro Gandini, Umberto, quello che conta un po' di più. Ecco. Stesso cognome, ma vabbè. Schio-Ragusa, semifinale della Coppa Italia, abbiamo due ospiti. Parenti di due Gandini? No, niente. Sicuro? No, sicuro, anche la lontana. Sì, c'è una certa somiglianza. Vabbè, allora... Giorgia Sottana, Ilaria Milazzo, Schio-Ragusa, semifinale Coppa Italia, insomma due protagoniste di quello che vedremo venerdì a Torino. Benvenute. Siete pronte? Buonasera, buongiorno, ciao. Buonasera. Da chi partiamo? Sì, siamo pronte. Pronte.
Dai, partiamo da Giorgia, ma allora partecipare a un evento così per voi, insomma, per la prima volta insieme, Coppa Italia maschile, Coppa Italia femminile, tanto pubblico, insomma, che cosa vi aspettate da questo evento e anche dalla vostra semifinale ovviamente? Partiamo da Giorgia. Ma sicuramente è una cosa molto positiva per noi e per il basket femminile. Io sono una forte sostenitrice del fatto che i maschi, se possono aiutarci a fare dei passi avanti in qualcosa, credo che ne gioviamo noi, ma ne giova tutto il movimento, sia maschile che femminile. E quindi credo che sia una bellissima iniziativa che si aspettava onestamente da un po' di anni. Per quanto riguarda la nostra partita, noi adesso siamo in pausa un paio di giorni, però a breve cominceremo subito a buttarci dentro a quella che sarà ovviamente una battaglia, perché conosciamo bene Ragusa e sappiamo che non sarà per niente facile. Ecco, prima di andare a Ragusa, tu l'hai vinta 9 volte la Coppa Italia, così una robina, e fra l'altro cercate il quarto successo consecutivo con Schio, nelle partite secche, cioè anche abbastanza rara questa tipo di situazione, cioè nel play-in per esempio, nel basket, nell'Eurolega, nell'NBA, giocare una partita secca è una situazione abbastanza insolita, aumentano i margini di rischio e cambia in qualche modo la preparazione? Ma la preparazione non cambia, nel senso che comunque finché non si arriva ai playoff si sa che sono tutte partite che contano e tutte partite decisive. E sicuramente cambia sotto l'aspetto che non puoi assolutamente sbagliare, quindi il livello di focus e di concentrazione deve alzarsi immediatamente al 100%, perché come si è visto anche in tante Coppa Italia, sia maschili e soprattutto anche femminili, ma si vede che spesso tante squadre che magari sono date per quelle che vinceranno vengono eliminate prima. L'anno scorso Brescia in Final Eight, anche perché Ragusa due volte, 2016 e 2019, Ha vinto la Coppa Italia battendo Schio, no? Semifinale e finale, quindi Ilaria tu non c'eri perché giocavi da altre parti, però insomma c'è anche questa rivalità molto forte, perché sono state tante volte di fronte in finale scudetto Schio e Ragusa, tu sei siciliana, Ilaria, quindi immagino che comunque senti questa rivalità al di là del fatto che sei arrivata quest'anno a giocare per la Passa l'Acqua. Sì, sicuramente credo che Schio-Ragusa sia un po' come Inter-Juve per il calcio, insomma una partita sempre di cartello, sempre molto sentita sia dalle giocatrici che dal pubblico, anche per la storia passata, viste le tante finali scudetto tra le due squadre. Quindi è sicuramente una partita molto sentita, sarà secondo me molto spettacolare perché lo è sempre stato, quasi sempre nei vari confronti, quindi ci sarà da divertirsi. Poi sono partite secche, quindi la pressione aumenta. E il fatto, come diceva prima Pier, che loro hanno un roster d'Eurolega, però sulla partita secca forse sono più battibili anche dal vostro punto di vista. Sì, sicuramente hanno un roster più lungo del nostro e forse sono anche più abituati a giocare partite del genere, vista la storia più lunga, vista la competizione in Eurolega, anche le Final Four dell'anno scorso. Quindi forse sono più abituata a reggere questo tipo di pressione, però appunto per il fatto che siano partito accento siciliano, sei stata 10 anni fuori, Umberti, Torino, l'esperienza all'estero, gli infortuni, insomma c'è una tradizione del basket siciliano femminile molto importante, c'è una fierezza particolare nel giocare una competizione così importante come una Final Four, insomma è una bandiera un po' di tutta la regione, anche se tu non sei nata a Ragusa, ovviamente non hai fatto le giovanili con Ragusa. Sì, sicuramente, per me è un'emozione grandissima, è la prima Final Four per me, e giocarla con una squadra che rappresenta la mia terra è un sogno, diciamo che è stato un sogno per me arrivare a Ragusa, visti tanti anni fuori, io ho iniziato in Sicilia, adesso ritorno dopo 11 anni, quindi per me è un'emozione fortissima. Purtroppo rispetto alle altre realtà la Sicilia fatica un po', viste le distanze geografiche e anche la difficoltà nel reperire proprio risorse necessarie per affrontare un campionato, però davvero per me è fonte di grande orgoglio essere qui. Senti, a partecipare alla Coppa Italia. Giorgia, tu hai vinto tutto con Schio l'anno scorso, 2 anni fa, avete fatto il triplete, ma dove trovi ancora le motivazioni per essere lì, tornare in Coppa Italia, cercare di vincerla per la 10ª volta? Cioè come si continua a essere così tanto motivati, così tanto dentro alla partita, dentro a queste competizioni? Ammetto che a volte non è semplicissimo, nel senso che al di là di vincere sempre, comunque si cominciano a sentire i tanti anni di competizione alle spalle e a volte non è facile. Credo che la risposta, forse passatemi la banalità, sia il fatto che
amo giocare a pallacanestro, è la mia passione, è stato il mio primo grande amore, quindi è normale che poi quando vinci e assapori la vittoria vuoi continuare a vincere. E avete anche l'Eurolega voi, perché l'anno scorso avete raggiunto le Final Four, che è stato un grandissimo traguardo, avrete fra poco il quarto di finale contro Praga. Quanto è prioritaria la Coppa Italia rispetto al sogno di tornare ancora una volta a giocare le Final Four? Ma diciamo che in questo momento è sicuramente fondamentale per noi fare un passetto alla volta e concentrarci con i vari impegni man mano che ci ritroviamo davanti. E credo che adesso sia fondamentale lasciare per un secondo le Final Four a lato e pensare semplicemente a far bene la Coppa Italia, e poi vedremo come andrà il resto. E le altre due? Domanda rivolta, ovviamente, partiamo da Ilaria e poi andiamo con Giorgia. Insomma, le altre due squadre come le vedete in questa Final Four? Dove sono? Dove si annidano i rischi principali? C'è una favorita assoluta? Ilaria. Vado, vai tu, Ilaria. Sì, forse Venezia potrebbe essere la favorita, visto quanto ha fatto nel girone d'andata. Credo che Egeas sia molto in forma in questo periodo, viene da una bella trafila di vittorie, quindi sicuramente può dare molto filo da torcere. Io credo che possa succedere qualsiasi cosa, quindi possiamo aspettarci anche risultati un po' sorprendenti. Sì, anch'io concordo con Ilaria, è un campionato un po' diverso rispetto al passato, rispetto agli ultimi anni, e tante squadre stanno facendo delle buonissime cose. E devo essere sincera che Venezia io in realtà la vedo un po' più favorita ad arrivare alla fine, perché sta facendo un campionato veramente super e stanno giocando molto bene. Per quanto riguarda noi siamo un po' pazzerelle quest'anno, quindi dobbiamo sicuramente pazza sapere. Schio amala. Questo è lì, no? No, però potrebbe starci bene. Quindi sappiamo che il nostro focus deve essere al 100%, perché altrimenti no, la vediamo dura con chiunque, quindi sicuramente sarà interessante. Senti, Ilaria, per voi la Coppa Italia forse è un obiettivo più prioritario rispetto a Schio? Loro hanno l'Eurolega, hanno il campionato, voi in campionato state andando in modo un po' altalenante quest'anno. Quanto per voi conta fare bene a Torino in modo tale da dare anche un senso, magari anche una svolta alla vostra stagione? Sì, abbiamo iniziato molto male la stagione, credo che adesso la Coppa Italia possa essere veramente un obiettivo alla nostra portata e in cui possiamo veramente dimostrare di essere cresciute come squadra rispetto all'inizio. Abbiamo fatto dei buoni passi in avanti, siamo cresciute molto frutto del tanto lavoro, e credo che questo possa essere veramente un obiettivo fondamentale che ci dobbiamo porre proprio per fare bene, per esprimere un buon gioco, poi al di là del risultato. Però la cosa fondamentale è esprimere un buon gioco. E poi quando battono Schio sappiamo come va a finire. Quindi, esatto. Per voi di solito in Coppa Italia. Allora adesso c'è il momento più atteso, la Gandini, che è il momento della calzatura. Young Bowlers. Young Bowlers. Esatto, chi sono? Ricordiamolo. Una community che si occupa di scarpe, International Young Bowlers. Una community che si occupa di scarpe. Cioè, siamo nella nicchia della nicchia della nicchia. Esatto, scarpe bianche però, solo. Poi c'è la... No, no, scarpe no, di tutti i colori. Tutti i colori. Multicolor. Vediamo. Vediamo il video e le domande. Ciao ragazzi, quali sono le scarpe da basket che avete scelto di portare con voi a Torino per le Final Four di Coppa Italia? E soprattutto, avete un rito scaramantico prepartita, magari anche legato alle scarpe da basket? E come seconda domanda, dato che ci sono tantissime ragazze che vorrebbero intraprendere la vostra stessa carriera, qual è il consiglio principale che date loro? Un ringraziamento e un saluto da International Young Bowlers. Eccoci allora, le domande. Quale scarpe porterete con voi a Torino per le Final Four? Tutte e due, eh? Prima, cioè, Giorgio e poi Ilaria. Le solite, immagino, non è che portate le scarpe speciali per Torino, immagino. No, infatti. Non è che c'è l'abito la sera, no, dico, scarpe da, mi ricordo da basket. No, che scarpe usate, Giorgia? Allora, io uso le scarpe Peak, che è il mio sponsor da 2 anni a questa parte.
Io sono un po' particolare con le scarpe, devo essere sincera, quindi Cioè? ho trovato la mia comfort zone in queste scarpe e non me le tolgo più, quindi Bene. pic bianche e blu, dipende dal mood in cui sarò in quei Ma giorni. scusami, ma che cosa hanno di peculiarità? Ma semplicemente sono delle scarpe molto morbide che non mi infastidiscono il tendine d'Achille Basse. e sì, sono basse. Ok. E niente, quindi mi ci sono trovata bene, sono tra le poche scarpe che non mi danno fastidio quando gioco e quindi vado su quelle. Perfetto. Ilaria? Salutiamo anche il signor Tandile d'Achille. Ilaria invece? Allora, io non ho un modello preferito di scarpe, dipende quale trovo perché ho la misura un po' piccola, quindi Cioè, non dici? trovo tutte le scarpe da basket. Ho il 5 e mezzo, quindi prendo le scarpe bambino e non sempre trovo il Il modello 5 e mezzo è giusto, quindi pochissimo. Il 5 e mezzo scusa, tradotto è in quello che misure, tradotto in trovo. misure normali, Misure normali 5 e mezzo? Aspetta che te ne parlo. 36, 38, trentotto, pure tu, 38 e mezzo. 38, 5 e mezzo. Conversione. Tu che numero hai? Io Io ho 44. 11 e mezzo, Te che è tradotto in? 45 e mezzo, 46, giusto? Confermate? Abbiamo il calcolo. Sì, poi dipende perché c'è È UK-US, vero? quindi quelle che trovi, beh, è bellissima Sì. questa storia, però come caratteristiche quali ti piacciono? Basse, Ma devono essere leggere. leggere, sì, basse, dipende, se le trovo meglio, però devono essere Però leggere, adesso quindi ci non mi metti, interessa tanto. Io l'hai adesso trovate queste prendo scarpe? questo Perché siamo modello. preoccupati. Sì, si chiamano Freak 4 Ok. adesso, a volte non mi ricordo manco come si chiamano, per farti capire 4. proprio Quindi non è il tuo sponsor Freak, a l'importanza differenza di che... Peak per Giorgia. Non è il No, tuo sponsor, ma lo potrà no. diventare. Amici di Freak 4, c'è una straordinaria testimonial che vi aspetta a C'è suon di un'altra domanda, scarpe. però, Sì. che è se avete un rito scaramantico prepartita, magari legato alle Trovare le scarpe. scarpe mi Trovarle, sembra poi il avete rito. scaramantico. Giorgia? Io ammetto di avercelo. Oh, vai, grande. Io quando salgo in campo all'inizio, prima del riscaldamento della squadra, quando tiriamo, prima che l'allenatore entri in spogliatoio, mi allaccio sempre le scarpe nello stesso punto del campo. Ah, quindi in casa e in Anche in trasferta? trasferta? Sempre, C'è un sempre. punto che non voglio sapere quale, però la lunetta La, No, in l'angolo. realtà è davanti al tavolo, dal lato Ah, della nostra, della ok. panchina mia, della mia squadra, e tendenzialmente lo faccio sempre lì. Perfetto. Beh, beh. Tu Tu, Ilaria? Niente, invece? No, no, io no, niente Ilaria scaramanzia, è niente cartesiana, scaramanzia, niente nazionale, scaramanzia. non è, possiamo perdere tempo con queste scaramanzie. Avevo. Abbiamo altre domande? No, abbiamo No. altre domande. No, volevo chiedere sulla semifinale, che cosa temete di più dell'avversaria? Dai, chiudiamola così. Giorgia, Ilaria, cosa temete della squadra di Schio e di Ragusa? Ah, pensavo proprio di Ilaria, perché Ah, ecco una anche se vuoi. tensione di Ilaria ce l'ho, perché la pressione tutto campo è da 35 anni, non è bellissima da subire. Anche perché con quei 5 e mezzo di No. scarpe è da veloce, con quei piedini. Esatto. I piedi si Alta muovono, frequenza. rapidi. Esatto. No, Ragusa sicuramente, come stava dicendo Ilaria prima, ha preso un bel ritmo e quindi sappiamo benissimo che sarà una partita difficilissima per noi perché veramente stanno esprimendo un bel basket. Quindi, ripeto, noi siamo una squadra un po' altalenante, quindi bisognerà da subito imboccarla nel modo giusto, sapendo appunto che loro hanno tutte le carte in regola per batterci. Ilaria? Sì, da parte mia, beh, Schio è Schio, lo sappiamo, quindi c'è da temere la profondità del loro roster. Se una non è in giornata, c'è sempre un'altra che riesce a sopperire, quindi questo sicuramente è da mettere in conto. E poi il loro gioco, le letture del loro gioco, quindi sappiamo che non possiamo sbagliare, perché se sbagliamo quello che prepariamo, possono punirci. Bene, appuntamento 19:15 con la vostra semifinale venerdì su DAZN perché seguiremo noi anche la Coppa Italia femminile. Prima ci sarà alle 17 Venezia Geas, la E prima ricordiamo che la semifinale finale sarà prima della domenica. finale maschile, quindi Esatto. sarà bellissimo. Fra l'altro, l'altro giorno, quando abbiamo fatto la conferenza stampa, che ormai era 4-5 giorni fa, c'erano già più di 4.000 biglietti venduti per il venerdì. Insomma, quindi la finale Bene. sarà sold out, lo sapete, perché chiaramente complice anche un po' quello che diceva prima Giorgia, una bella sinergia fra la parte maschile e quella femminile. Molto Insomma, bello. saremo in tantissimi. Va bene, vi verremo a Bene, vedere, ragazzi.
mi raccomando, bocca al lupo, buona fateci sognare. Final Four. Mi raccomando, trova le scarpe. Trova le scarpe, se no è difficile. Difficile giocare. Va bene, ciao, passiamo. Grazie. Ciao. 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 E adesso Eurolega. Eurolega, Eurolega. Vediamo la clip che ci racconta vediamo quello che hanno fatto Milano e Bologna la settimana vediamo scorsa. Clip. Vediamo. Palla persa ancora, l'esorto andrà per lo schiacciatona, c'è da scommettere, finisce 7-9 6-2. Cordinier gioca il pick and roll con Dunston, cerca spazio per andare fino al ferro, cambia mano, buca la difesa del Barcellona. La Provitola può raccogliere il pallone, mancano solo 4 secondi, deve tirare da quasi centrocampo. Benze li scarica, Parker ha tantissimo spazio a disposizione. La squadra di Grimau rimane sola in seconda posizione di classifica. Devon Hall, 4 secondi per andare al tiro. Hall in allontanamento morbido con la sua mano sinistra. Palla per Larkin, 1 contro 1, da 3 punti contro Hall. Il talento di Shane Larkin. Bersaglio, questa fa malissimo. Lundberg lo vuole lui questo pallone, attacca Smailagic, Lundberg si stacca, prende la tripla, Yves Lundberg in zona, Lundberg, Nannali tocca Bass in fuga per la vittoria con schiacciata, abbia Bass, vince la Virtus, batte il Partizan alla Sega Freddo Arena, 8-8 8-4. Che settimana è stata in Europa per le italiane? Per Milano, per Milano tanto molto bene. Male, per Bologna per la Virtus, abbastanza una, una gran bella vittoria comunque. Sì, quella, avrei firmato. Comunque voglio dire, anche per il modo in cui è venuta, no? Con questo gran finale, con questo punto a punto, con le giocate di Lumbre, le giocate di Cordinier, che confermano quanto questa Virtus veramente, rispetto a qualche mese fa, abbia rigenerato i giocatori che non ti aspettavi. Sì, allora, in primis, c'è un aspetto ambientale, ero fra l'altro al Palazzo e devo dirti che insomma incide tantissimo. E lo dicono anche i numeri, insomma, sì. La striscia di vittorie è clamorosa e la squadra che ultimamente ha delle, invece dei cali di energia, insomma, Barcellona era stata veramente preoccupante. Devo dirti che fin dai primi due quarti avevo avuto sensazioni positive, nel senso che la squadra comunque aveva riannodato un filo. Secondo me Schengelia, che è stato fra i meno brillanti, certamente, perché ha perso un sacco di palloni, eccetera, però comunque è già stato utile, al 30-40%, non so, ma già è stato utile. E poi c'è questa magia finale che... Partita bellissima, sì, divisa in due bello. Metà, la prima metà con il trionfo delle difese, ero a pochi metri da Obradovic, un santone straordinario, c'erano tutti questi tifosi serbi, cioè, c'era veramente un clima da grande partita europea e secondo me, ti dico la verità, sia Banchi che Obradovic erano sinceri a fine partita quando hanno sottolineato i meriti degli avversari, non era diplomazia, perché veramente è stata una partita di un'intensità clamorosa. Milano io ormai mi rassegno, nel senso che... Ma anche perché non ha più alibi, il roster ormai è al completo ed è una squadra che ha questa incredibile discontinuità di rendimento. Ci sono dei momenti come... Ma all'interno della stessa partita è incredibile. Il terzo quarto con l'Efe è stato incredibile, un crollo, un calo clamoroso, 36. Ingiustificabile. E poi quello che ha detto Messina domenica dopo la gara con Pistoia, secondo me è molto vero ed è coglie nel segno. Questa è una squadra, quella di Milano, che quando va in difficoltà tende tantissimo a giocare uno contro uno, pick and roll, smette di giocare praticamente. Poi capitano le volte in cui tanti tiri da tre, si accontenta molto di quello, e capitano le volte in cui un giocatore come Shields ti risolve la partita in modo positivo, capitano le volte in cui invece ti incarti in un non gioco che ti porta invece a però pessimi risultati. Questa è una cosa sulla quale si può lavorare, no? Si dovrebbe, ma adesso sono tutti, perché Mirotic è tornato, McGruder è arrivato per sostituire Baron, quindi adesso gli anni sono finiti, secondo me la dimensione, roster, la quantità di talento che ha Milano in Europa per me ha pochissime competitor, sicuramente Real Madrid è di un altro pianeta, ma poi è nel gruppo delle squadre che secondo me sono lì sotto, solo che
ma non è la prima volta. E ti dico che anche l'ultimo quarto è surreale, perché sì, comunque tu recuperi da meno 14 in una maniera convincente, con tutta l'inerzia a favore, e poi esattamente come era successo ad Atene, prendi due canestri e alla fine non giochi più. Ad Atene c'era stato il famoso time out del sì, difendere la differenza sì, punti, e qui non c'era neanche questo tipo di tema. Veramente sconcertante. Insomma, mancano 9 partite alla fine dell'Eurolega. Milano ne ha 3 di differenza dal decimo posto. Ci sono Maccabi a 13 vittorie, Milano ne ha 10, davanti anche Stella Rossa e Partizan che ne ha 12. Si fa dura, non tanto secondo me per il divario di 3 partite, che sono comunque tante, su 9 da recuperare, ma anche per la questione proprio che non si vedono miglioramenti, nonostante il roster sia tornato quello pensato a inizio stagione. Quello è più preoccupante ancora. 0-2 questa settimana, me l'aspettavo, perché poi in tutto questo non abbiamo sottolineato che la prima delle due partite della settimana, la prima del back-to-back, era stata una bruttissima sì, prestazione forse Atene, la, no? È una delle peggiori dell'anno, ecco, proprio brutta, una di quelle proprio più sì, piatte sì, in assoluto. Sì, 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 sì. E credo che siamo arrivati al momento in cui, cioè, siamo arrivati all'ultima spiaggia. Deve vincere, cioè, tutte. Deve vincere con Real, anche sì, perché poi secondo me a un certo punto, però questo sei più esperto tu di me, potrebbe anche esserci a un certo punto quasi il ragionamento di non impazzire appresso all'Eurolega e magari salvare qualche energia per campionato. Dove fra l'altro Milano in campionato viene a 5 vittorie consecutive, ne ha sì, 18 sì, le ultime 9, quindi ma si è Milano aggiustato ha una in tendenza, ma anche in Eurolega aveva una tendenza al miglioramento, sì, solo che settimana è sempre l'affanno, e poi in una settimana in cui ti butti via come questa, non ti dico che ti sei rimangiato tutto, ma quasi. Invece tornando a Bologna, terza posizione con una gara di svantaggio sul Barcellona che è secondo. Adesso c'è il Monaco in casa questa sono settimana. Due partite in casa a cavallo della sì, Coppa Italia, e possono essere due occasioni. Chiaramente quella col Monaco è particolarmente complicata, poi ci sarà il Valencia il 29 febbraio sì, insomma, sai, se Bologna riesce a mantenere il fattore campo, ha 5 partite ancora da giocare in casa, 4 fuori, insomma, facciamo un po' di ragionamenti, se riesce a vincerne sì, anche 3 in casa e una fuori, insomma, potrebbe arriva, essere, ecco, arriva a Dama, però insomma è ancora un po' presto per fare i calcoli. La cosa bellissima che ho sperimentato dal vivo è veramente l'atmosfera che fa la differenza. Mm-hmm. Cioè, a parte il pubblico meraviglioso, lo sappiamo, questo è un gruppo che è andato a raccogliere i tifosi in aeroporto dopo le sconfitte. Dopo le sconfitte. A proposito di tifosi, posso dire una cosa che c'entra con la F, non con la V, che non c'entra con l'Eurolega? È bellissimo il Ted Bertos. Assolutamente, lancio a Verona, fra i tifosi, ricordando Dylan, fra i tifosi della Fortitudo e di Verona, veramente una cosa bellissima. Complimenti, un grande abbraccio ovviamente alla famiglia. Tornando alla Virtus, per questo motivo che dicevi tu, avere il fattore campo nei playoff sarebbe molto, molto utile. Certo. Quindi conservare almeno la quarta posizione sarebbe già un passo in avanti, non da poco. Inimmaginabile. Bene, appuntamenti della settimana. Si comincia stasera perché c'è Venezia in Eurocup, gioca contro Amburgo. Venezia già eliminata. Trento invece domani gioca una gara importantissima a Salonicco, fondamentale per provare a passare il turno. Una Trento che si è ripresa. E poi, giovedì e venerdì finiscono le mie residue possibilità di vedere sì, Sanremo, almeno per quanto riguarda la prima parte. Non me ne voglio Amadeus, ti voglio bene, Ama. Però dopo rivelo tutto. Da sabato. Perché giovedì c'è. No, vabbè, è che la seconda parte. Giovedì c'è ovviamente l'Armani che gioca in casa con il Real Madrid. Partita bellissima. E a questo punto. Must win. Esatto. Venerdì, Bologna-Monaco. Bologna-Monaco. Esatto. Bene, allora, prima di salutarci, vediamo la magata sì, che riguarda la partita fra Pistoia e Milano. Ce ne sono state tante su cui ero in dubbio questa settimana, però questa, guarda qui, parte in transizione Pistoia, primo quarto, Moore subisce il fallo di Napier, la butta per aria come fanno i giocatori quando sanno che sta per arrivare il contatto, segna il canestro, c'è anche il fallo, gioco da 4 punti. E provoca, diciamo, un certo discreto entusiasmo, sì, ecco, dalle parti dell'Appennino tosco-emiliano. Eh sì, eccolo qui, vedi, poi è andata come è andata per Pistoia, però sicuramente questa rimane una giocata particolarmente spettacolare di questo weekend di gare. Bene, siamo pronti. Coppa ci Italia vediamo, la prossima settimana. Sì. Quindi quando vieni? Verrai? Io verrò a vedere, insomma, tutto, la commenteremo, farò Milano Trento e quarti, poi faremo semifinali, finali, quindi insomma. Perfetto. Ci saremo, dai. Vi lasciamo con la top 3 della settimana. Mangeremo un po' di bagna cauda, mangeremo anche dei gianduiotti. Sicuramente. Mangeremo il plin. Tutto. Ti piace tutto, il plin? Tutto. Sai perché si dice plin? Perché si dice plin? Plin perché è proprio il gesto della cosa fatta a mano, della sfoglia fatta a mano. Ma tutto devo insegnare. Qui si impara anche gastronomia, tutto. Seguita da Song Game, perché potrebbe anche essere il nome di un gioco, no? di un gioco d'attacco, di difesa. Lo diciamo la difesa Plin. Prossima volta che abbiamo Banchi e Messina glielo diciamo. Riccio, ciao. Da Song Game, ciao. Changlin,
Severini contro di lui, palla schiacciata per terra di Seglin, meravigliosa per Lazeski. Ancora il pallone per Melli, viene stoppato ad altezza stratosferica da Jordan Barnado. Fino in fondo, Forrai alza la